Ecco, la creatività assume un ruolo centrale per la nostra vita, non solo in rapporto ai nostri processi cognitivi, che sono la riflessione, l'intuizione, il pensiero critico, la simulazione, l'analogia, ma anche in rapporto al profilo affettivo-motivazionale della nostra personalità, come i sentimenti, le emozioni, le pulsioni, le passioni, i desideri. Ecco quindi che si crea un rapporto molto importante tra il profilo cognitivo, metacognitivo e affettivo, motivazionale, relazionale della nostra personalità, in rapporto proprio allo studio della creatività in un orizzonte interdisciplinare. Allora, distinguiamo innanzitutto due campi in cui si può applicare la creatività con profitto. Il primo è quello rigorosamente scientifico, nel senso che ogni ipotesi scientifica, proprio perché cerca qualcosa di nuovo, deve appoggiarsi sulla creatività dello scienziato, cioè sull'intuizione creativa che lo scienziato utilizza per spiegare una certa costellazione di dati. E questo è la creatività nel senso più scientifico possibile. E poi c'è un'altra creatività, quella che riguarda, diciamo così, tutta quanta la terza missione, che nelle scienze umane tipicamente vuol dire i prodotti culturali, quindi libri, cinema, mostre, film, video. E appunto oggi abbiamo visto un esempio interessante, spero, di creatività nell'ambito filmico, cioè l'invenzione di una lingua che è stata utilizzata a scopo espressivo all'interno di un film, Il Primo Re, che abbiamo visto, forse qualcuno non ha visto, nelle sale. Parlando di creatività, ho pensato nel mio intervento di approfondire una riflessione compiuta nella poesia epica in lingua latina, nella poesia di Ovidio, che appunto nel decimo libro delle Metamorfosi compie una interessante riflessione sulla creatività artistica e letteraria, quindi da una parte una esegesi interpretativa che si sofferma sul ruolo dell'arte e della creatività artistica. Dall'altra parte una interpretazione del mito in una chiave psicoanalitica, quindi che si sofferma sull'opposizione illusione-realtà, e ancora una interpretazione poetico-letteraria, dunque da una parte creatività poetica e dall'altra parte creazione e prodotto artistico, creativo, letterario nella poesia erotica. Io vorrei dire soltanto una cosa relativa allo studioso inglese Carr. Nelle sue 6 lezioni di storia sostiene che è lo storico che crea il fatto storico, perché il fatto avvenuto non si può né osservare né vedere, e tantomeno l'osservatore diretto è garanzia di verità. Come dice Carr, l'esempio di Cesare che passa il Rubicone di fatto è un esempio di fatto storico creato dallo storico. Il fiumicello del Rubicone è un fiumicello banale che si poteva attraversare benissimo, ma era il senso profondo di contrasto che aveva per i romani e per il senato romano attraversare quel confine che costituiva il grande fatto storico.